Il latte è uno degli alimenti maggiormente consumati, ma anche tra i meno conosciuti. Anche per questo il latte è vittima delle fake news e della disinformazione veicolata attraverso i social. Per esempio, in rete si legge che il latte è veicolo di malattie, ma la normativa è molto severa e i controlli sono costanti. Il laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino si occupa delle analisi qualitative e quantitative del latte, relative soprattutto alla presenza di grassi, proteine e caseine indispensabili alla filiera agroalimentare per determinare la destinazione e, insieme ai controlli relegati alla salubrità del latte, sono indispensabili per poter dare sicurezza al consumatore. Molte notizie false riguardano gli aspetti nutrizionali del latte, che molti pensano sia nocivo per la salute. Il latte è l'unico alimento veramente completo, contiene delle proteine ad alto valore biologico, dei lipidi e contiene degli idrati di carbonio. Inoltre è ricco di vitamine, specialmente del gruppo B, la vitamina D, e contiene la lattoferrina che è un potente antiossidante. È un alimento che può essere assunto nel bambino, è l'unico alimento che può completare e sostituire l'alimentazione e fino all'anziano per il contenuto di calcio e di vitamina D. Il latte è quindi un prodotto che ha bisogno di essere conosciuto meglio. La Camera di Commercio di Torino partecipa al progetto Latte nelle scuole per far conoscere proprio dalle scuole l'importanza di un alimento che è anche oggetto di lavoro per molte imprese del nostro territorio, imprese che noi contribuiamo a valorizzare con progetti ad hoc come Torino Cheese e Maestri del Gusto.